i miei primi assistiti proprio da questo quartiere. E lì ho conosciuto un aspetto umano, che è l'aspetto umano di chi ogni giorno si confronta con un problema, che è chi le apre negli alberghi. Io che non tradirò mai le mie origini e che devo a questo quartiere molto del mio successo professionale, ho deciso di aprirla qui perché qui voglio fare lo stesso discorso con la stessa lealtà e la stessa chiarezza che ho fatto quando ho intrapreso la mia attività di avvocato. Ma è mantenere ciò che si promette? Vorrei sviluppare con voi un ragionamento con estrema chiarezza. Il ragionamento è che a pochissimi metri di distanza da qui aprirà un centro commerciale, ed è un centro commerciale nel quale qualcuno inizia a dire che una volta aperto ci saranno i posti di lavoro e ci saranno i posti di lavoro per gli abitanti di Villa Seta. Dico che questa è la promessa che non sarà mai mantenuta. E dico che chi politicamente effettua questo genere di promesse sa ancora una volta di promettere qualche cosa che non sarà mai attuata. E allora vi dico per quale ragione non dobbiamo insieme ragionare che cosa si può fare per Villa Seta senza le promesse ma con l'impegno. E ho loro telefonato. Ho telefonato a Peppe Ciulla, che è candidato in una lista sapendo che appoggia un candidato sindaco diverso da me. Ho telefonato al candidato del PD. Ho telefonato a chi si è speso per Villa Seta. Ho telefonato al mio collega Falzone e ho detto: se effettivamente sta a cuore un progetto per la città, venite a poter ragionare, aprire una campagna elettorale nella quale si superi qualsiasi appartenenza e si metta al centro del ragionamento la prima delle emergenze, che è il lavoro. Io questo lo dico perché sono andato a fare quello che un candidato deve fare. Sono andato per le case a chiedere il voto, e quando, andando per le case, ho potuto vedere che i netturbini e qualcuno, e anzi molti di questi, vivono nei quartieri di Villa Seta, hanno avuto anticipato soltanto 300 euro prima della Pasqua, mi sono reso conto che con 300 euro si può al limite comprare l'agnello e la colomba, ma che rimane il problema della disoccupazione come il primo dei problemi. Ed allora io non posso ritenere che ci sia un partito che nel momento in cui si deve trattare il lavoro mi chieda: ma tu di chi sei candidato? Io non sono e non posso essere il candidato della destra, della sinistra o del centro se la prima delle emergenze si chiama disoccupazione. Io devo essere il candidato degli agrigentini che hanno il problema della disoccupazione e capire come poterlo risolvere senza promettere, perché se oggi vi dicessi datemi il voto perché domani vi darò il posto di lavoro al centro commerciale sarei poco serio. Oggi vi dico che ho pregato ad un vostro figlio di questa città e al figlio di un quartiere come Villa Seta, che ho visto e ho conosciuto per caso nelle Marche come un grande imprenditore, l'ho pregato di candidarsi, ed è Enzo Ciulla, per dire a lui: esporta e porta a Villa Seta quel modello virtuoso che hai creato nelle Marche, perché se hai la capacità di venire in un quartiere dove sei nato e dove ritorni e porti dentro Villa Seta una parte del tuo fatturato, Enzo ha un'impresa che fattura diversi milioni di euro, tu hai dato concretezza
al progetto del sindaco Pennica, che è il progetto di creare l'occasione del lavoro affidandola agli uomini capaci. Ed Enzo è a Milano, è impegnato nelle sue aziende, ha un fratello che gestisce un ristorante al centro di Milano, ha poco tempo e mi ha detto: se c'è una cosa che posso fare per il mio quartiere la faccio, ci metto la faccia, e gliel'ha messa lì con quei manifesti, ed è certamente un modello virtuoso per poter parlare di lavoro. Perché se qui qualcuno, una volta eletto consigliere comunale, anche con una lista diversa da quella che sostiene Pennica, e dovessi essere io il sindaco e mi viene a proporre un'idea che possa anche di una sola unità incrementare il problema dell'occupazione, troverà la mia porta aperta. Se al contrario devo perdere la mia faccia, la mia dignità, la mia serietà di uomo, e devo venirvi a dire votatemi perché vi darò i posti di lavoro, questo non appartiene al mio modo di fare politica. Sono chiaro e sincero, le promesse che si fanno devono essere mantenute. E allora io credo che se vogliamo veramente in questo quartiere iniziare un'azione di riscatto, dobbiamo dirlo in maniera chiara: il disagio sociale, e lo dico a qualcuno che specula sulla mia professione, non si fa con l'azione di repressione, ma si fa garantendo il diritto di studiare ed eliminando il problema della dispersione scolastica, che è uno dei più elevati in questo quartiere, di avere di fronte persone che comprendono perfettamente che di fronte alla possibilità di andare a lavorare o di delinquere, certamente si sceglie la prima, ma a volte si delinque proprio perché non c'è lavoro. Da questo quartiere io voglio partire per una tappa itinerante per Agrigento, incontrando tutti, ma voglio partire di qua e prendo un impegno: se dovessi essere eletto, Dio piacendo, io il festeggiamento dell'elezione lo verrei a fare qua, perché io qua ho una parte delle mie radici umane e professionali. Però c'è anche un vademecum di impegni che posso assumere, e in questo se li assumo li mantengo. E il vademecum degli impegni è certamente rappresentato dal valorizzare tre cose: in primis gli impianti sportivi. Voi avete qui alle vostre spalle, di fronte a questo pretorio, degli impianti sportivi che sono abbandonati a se stessi. E tu che dietro le mie spalle dici che vuoi il lavoro, io te lo posso garantire, nella misura in cui qui porto l'idea del lavoro, non la promessa del lavoro. Perché la promessa del lavoro la lasciamo a chi di promesse ne ha fatte tante e ne continuerà a fare tante. Perché fondamentalmente lui stesso non ha un lavoro e vive con la promessa della politica. C'è un altro aspetto che qui dentro Villa Seta si deve valorizzare, ed è una delle cose che mi sta a cuore. Io so qui dentro che ci sono molti appassionati del carretto siciliano. Al vecchio centro commerciale c'è l'associazione del carretto giurgintano. Qui è nato un uomo che era un pioniere del carretto, per quelli che lo hanno conosciuto, Peppe Ciruzza.
ed ho potuto apprezzare le carrozze di Carretti che devono essere messi dentro un museo, non devono essere tenuti dentro i magazzini dello sfascio per essere usciti alla festa del mandorlo in fiore. L'idea mia è unire i carretti del maestro La Scala, prendere le carrozze di pregio di zio Peppe Ciruzza, che sono di grandissimo pregio, e nel momento in cui nel vecchio centro commerciale che ha abbandonato a se stesso, con i presidi di sicurezza necessari, immaginiamo un museo del carretto siciliano permanente, quando si aprirà il centro commerciale, il turista che viene alla Valle dei Templi potrebbe passare, previo pagamento di un biglietto, a visitare il museo del carretto siciliano a Villa Seta e andare poi al centro commerciale a spendere e lasciare un minimo della ricchezza in questo territorio. Sono cose semplici ma che necessitano di un impegno, sono cose che si possono realizzare a costo zero, perché un altro degli alibi che ormai è diventato il motivo costante dell'amministrazione uscente è che le cose non si sono potute fare perché non c'erano i soldi. Prima dei soldi necessitano le idee. Un'altra delle idee che ritengo assolutamente percorribile è quella non soltanto di ripristinare il vecchio campo, ma anche di fare un piccolo ippodromo, non per consentire le gare non autorizzate, quanto per dire che a Villa Seta possono correre i cavalli in maniera regolare. E dico di più, non può più esistere, se dovessi fare il sindaco, la fiera come organizzata in questo modo, una fiera dove non è garantita il presidio sanitario e dove è lasciato tutto allo spontaneismo. Molti di voi sanno che io frequento la fiera perché sono mezzo agricoltore e non è una fiera che in questo modo può continuare. Io credo che Villa Seta meriti il massimo della mia attenzione e credo anche che il vecchio centro commerciale, che fino a qualche anno fa era sede del panificio, della farmacia, della macelleria e che ora è abbandonato a se stesso, non possa essere scelto come luogo per mettere, con tutto il rispetto, gli extracomunitari, perché si ghettizza una parte di territorio che è già per certi versi abbandonata a se stesso. Quel vecchio centro commerciale va fatto rivivere e va fatto rivivere recuperando intanto il prospetto, intanto le facciate e intanto la piazza. L'altro giorno, quando sono andato all'associazione dei carrettieri, passeggiavo e vedevo che tutto era abbandonato, forse a vantaggio di questa parte, ma quella parte di Villa Seta deve essere ripresa. Credo che in questo senso, se qualcuno per Agrigento si vuole spendere, e mi riferisco a qualche imprenditore del solare che in questi giorni parla dell'antipolitica pubblicamente con lo stile che mi connota, e cioè mettendoci la faccia nelle cose che dico, rivolgo un appello e dico: più che guardare all'antipolitica, l'amministrazione sarebbe disponibile a fare mettere i pannelli solari nei tetti delle case di Villa Seta, chiedendo in cambio del guadagno che ne ricaverebbe che rifaccia, più che l'antipolitica, le facciate di tutta Villa Seta. Questa non è antipolitica, ma è buona politica.
E ora mi chiedo, questo è di destra, di sinistra o di centro? Questo appartiene al PD, al PDL, a Forza del Sud, al PID, o appartiene a noi che viviamo questo territorio? Appartiene a noi, appartiene alla nostra dignità, e siccome di dignità ne abbiamo a vendere e non ci può essere politico né che ce l'attribuisca né che ce la levi, noi dobbiamo capire lo spirito di questa legge elettorale. E spiego una volta e per tutte il rapporto con i partiti. Angelo dice che sono il candidato di Epolis. Io aggiungo che sono il candidato di Epolis sostenuto lealmente e convintamente dal PDL, da Grande Sud, dai cantieri popolari. E lo dico in un momento in cui è molto più facile dire che si preferisce l'antipolitica, salvo poi andare a braccetto con la politica. E lo dico perché se voglio realizzare alcune delle cose che ho in mente, devo essere realista con i numeri che questa legge elettorale impone. Perché un sindaco che immagina di poter fare tutto da solo è uno che prometterà e non riuscirà a fare niente. Un sindaco che chiede prima della propria elezione, in un rapporto chiaro e leale con le forze politiche, l'impegno sul programma, è un sindaco che non avrà bisogno di cambiare 38 assessori in 5 anni. È un sindaco che prima ancora di essere sindaco è uomo serio. Perché io non cerco il successo e la vittoria a tutti i costi. Io cerco di poter realizzare un decimo delle cose scritte nel programma, e se per realizzare queste cose la legge elettorale mi dà la possibilità di farlo con i partiti, lo faccio con i partiti in maniera seria e leale. Da parte mia l'impegno non è snaturare una candidatura che proviene da Epolis o dalla società civile. Da parte mia è un elemento di serietà e di garanzia per chi come voi vorrà votarmi, perché saprà che non avrò alibi una volta eletto, e saprà che non potrò dire non me lo hanno fatto fare perché la politica è assente. Perché dico sin da adesso ai miei alleati che se dovessero creare problemi nel corso di un mandato, il primo a dimettermi o a mandarli a fare in culo sarei io, se ci ho messo la faccia. Però se un impegno si mantiene, questo impegno va mantenuto, e l'impegno è l'impegno di chi vuole scommettere su questa città. Io sono e rimarrò sempre Totò Pennica, con i miei limiti e i miei pregi. Comprati le patatine. E in questo io vedo molti consiglieri comunali o candidati al consiglio comunale che sono venuti qua questa sera, che non sono di Villa Seta ma che sono schierati con me. Vedo candidati di Grande Sud, vedo candidati del PDL, vedo candidati del cantiere popolare, vedo una persona che nell'amministrazione precedente si è spesa con coraggio, che è Franco Iacono. Vedo persone che in questa città danno un loro contributo. Vedo Benito Macchiarola, vedo Federico Ventini, vedo Mario Gravina, che ringrazio a titolo personale.
vedo tante persone e io a voi devo dare però un messaggio. Io so che per voi chiedere il voto come candidato al Consiglio Comunale sarà difficile, perché non ce lo nascondiamo, è sotto gli occhi di tutti quello che la politica negli ultimi 20 anni complessivamente ha registrato nell'apparentamento col sindaco Pennica. Ma io mi fido, perché mi permetto di dire una cosa: io oggi ho guardato la legge elettorale con molta attenzione e la legge elettorale prevede che se vince il sindaco apparentato con le liste, i 2/3 dei consiglieri comunali, indipendentemente dai voti delle liste, saliranno al consiglio comunale. Se vince il sindaco Pennica, 18 consiglieri comunali, indipendentemente dai voti che prenderanno, saranno associati alle liste apparentate. Quindi ci dobbiamo fidare l'uno dell'altro. Io mi fido di voi sulla scorta di una legge elettorale, ma mi fido di voi sulla scorta di un impegno che abbiamo assunto di fronte alla cittadinanza. E non vi sconvolgerà se dirò in maniera altrettanto chiara che se non dovessimo realizzare le cose che stiamo dicendo, per quanto mi riguarda, avendo un lavoro, potrei in qualsiasi momento alzarmi dalla sedia e lasciare l'incomodo. Però se noi assumiamo un impegno, e lo dico ai giovani candidati al Consiglio Comunale, vi prego, manteniamolo senza alibi. Facciamo un patto generazionale. L'età media dei candidati al Consiglio Comunale è 30 anni. Facciamo un patto generazionale a medio e lungo termine in questa città. Uniamoci nella convinzione che più che il deputato di riferimento conta la nostra città e conta la possibilità di mandare a casa una volta e per tutte in questa città chi da 20 anni si lamenta, denuncia e non propone, e chi negli ultimi anni ha solo promesso e non mantenuto. Io spero di ritornare qui o l'8 di maggio o dopo il ballottaggio. Certamente tornerò qui a chiudere la campagna elettorale e spero di dare appuntamento a tutti i candidati al Consiglio Comunale per fare insieme questa volta una chiusura e avervi tutti. E penso che sicuramente lui sarà il nuovo sindaco d'Agrigento e finalmente ci sarà un uomo che potrà governarla nella maniera giusta, non come vecchi sindaci che abbiamo avuto, come questo scorso che ha fatto 1000 promesse mai mantenute. Anche se andiamo a vedere la spazzatura, dove ha pulito? Solo le zone dove interessavano la processione. Non è che è andato a pulire, se viene a Villa Seta a vedere cassonetti pienieri e pieni sono rimasti. Quindi un sindaco che si occupa solo del centro storico dove abita lui e poi si scorda di tutto il resto, che sindaco è? Dovrebbe essere il padre di tutti i cittadini, ma a me mi pare che non è proprio il padre di tutti i cittadini. Tu credi che abbia fatto presa sugli abitanti di Villa Seta? Sì, sicuramente, è normale. Non ha fatto promesse sicuramente, quindi avrà fatto sicuramente presa. Non ha promesso nulla come invece è stato promesso. Ha detto di fare insieme, se ce la facciamo tutti insieme. E lei, signora, cosa dice? Dico che lui è un bravo sindaco, è un bravo uomo e tutto il resto. Lui dice, io non prometto niente, però sai che lui cerco di collaborare a tutti. In pratica lui si sta giocando la carriera di avvocato, certo, no? Per fare questo lavoro. È normale. È un lavoro duro fare il sindaco. Non certo che è un lavoro duro. Però lui dice, io non prometto niente, però sai che lui, non so cucinare davanti al tavolino, si cerca di lavorare e fare cose giuste. Veramente è una faccia pulita nel nostro mondo politico. Quindi lei pensa che Totò Pennica sia una nuova faccia pulita?
Toto Pennica è intanto un professionista rinomato ed è stato sempre ad Agrigento conosciuto per la sua dignità e la sua personalità di uomo pulito. Quindi presumo che sia la persona che finalmente possa mettere un pochino di ordine in questa disastrata città. Grazie. Prego. Ingegnere Marchiarola, cosa ne pensi di questa nuova figura? Candidato a sindaco da Agrigento. Ah, finalmente sono contento. Un professionista, una persona seria, una persona che viene dal mondo del lavoro, che conosce i problemi del lavoro, conosce i problemi della gente e che, avendo qualcosa da perdere e non tutto da guadagnare, che insomma è molto da perdere, certamente si sta giocando la faccia. Da perdere è la sua professione, certo, e lo conosciamo tutto per la sua professionalità. Questo è molto bello. Quindi abbiamo bisogno, Agrigento ha bisogno, non del disoccupato che campa con la politica, a proposito dei costi della politica, che quindi non percepisce nemmeno che cosa significa il costo sulla povera gente, eccetera. Abbiamo bisogno di gente che ogni giorno si è impegnata e quindi sa cosa significa lavorare, avere dei dipendenti, pagare dei dipendenti, il DM, l'F24, eccetera, e di conseguenza avere la sensibilità al lavoro.